Buonasera, benvenuta, benvenuti a tutti. Noi ricordiamo un'immane tragedia. Un'immane tragedia che ha consentito però di esprimere un grande esempio. Il grande filosofo Hegel parla dell'immane potenza del negativo. L'immane potenza del negativo è capace di, in alcuni uomini, in alcune donne, di elevarle spiritualmente. Ed è quello che in qualche modo è successo a Napoli. A Napoli non è successa nessuna rivoluzione materiale nel 1700. C'è stato il tradimento di un capo di Stato che è scappato via, c'è stata l'anarchia della città e Napoli muggiva dal dolore, come dice Ricciardi, come ci testimonia Ricciardi, scene di cannibalismo, biblioteche bruciate, uccisioni. A un certo punto gli intellettuali, e per intellettuali intendo non solo la borghesia, ma grande parte della nobiltà, che erano innanzitutto uomini di cultura, e la quasi totalità del clero, 38 vescovi su 40 aderiscono alla rivoluzione, alla cosiddetta rivoluzione, e si crea un governo provvisorio. Si crea un governo provvisorio per portare la pace a Napoli, e lo si fa repubblicano. Perché lo si fa repubblicano? Lo si fa repubblicano perché Ferdinando aveva fatto guerra alla Francia repubblicana e l'esercito francese era alle porte, perché Ferdinando era stato sconfitto ed era scappato, aveva disertato e aveva lasciato questo voto di potere. In Sicilia, la si fa repubblicana per non farsi invadere o occupare, è un atto politico. Nel momento in cui noi stabiliamo la Repubblica, siamo una Repubblica sorella e anche il governo trasformista del direttorio deve in qualche modo riconoscerci e non invaderci. Questi un po' i fatti. Poi la rivoluzione avviene perché si cancella il feudalesimo, si crea una repubblica. Un esempio fra tutti, si cancella la tassa per cui ogni cittadino napoletano doveva pagare un obolo per garantirsi la testa sulle spalle. C'era una tassa di questo, se non la pagavi venivi decapitato. Francesco Melopagano elimina il feudalesimo. Questo grande avvocato, giurista e filosofo napoletano. E quindi avviene una vera e propria rivoluzione, e avviene anche una vera e propria rivoluzione nella storia, perché è una rivoluzione generosa, non è come quella francese, che è ispirata a degli interessi personali di una classe sociale. Qua c'è un'intera classe sociale che sono nobili, che portano delle misure in cui rinunciano ai loro privilegi nobiliari, perché erano innanzitutto uomini di cultura. Non potevano sopportare di vivere in uno stato ingiusto e puntano contro i loro interessi materiali, ma puntano a favore dei propri interessi spirituali, ovviamente. Ora, come l'amico e fratello Cidolaia, Presidente, ha ben detto, c'era una distanza tra il popolo e i rivoluzionari.
Napoli collabora e Napoli fa sacrifici immensi, il battaglione dei medici che si fa sterminare interamente sul ponte della Maddalena è una testimonianza per arginare, per cercare di arginare le armate sanfiliste capitanate dal cardinale Russo. I patrioti che si fanno saltare per aria al forte Guglielmo sono un'altra testimonianza, cito solo questo. Ma gran parte del Mezzogiorno d'Italia si è sentito oppresso. E perché si è sentito oppresso? Perché purtroppo il soggetto storico di quell'epoca, che era la Francia, non era più governato dal Comitato di Santa Repubblica, non era più governato dal suo presidente, da Maximilien Robespierre, ma era governato dai banchieri, da uomini come Barras, da un direttore che volevano fare le requisizioni e volevano arricchirsi. A Napoli non ci riusciva perché il governo provvisorio vigilava, ma nel resto d'Italia hanno fatto razzie, ruberie, e quindi i cittadini del Mezzogiorno d'Italia associavano questi furti anche al governo rivoluzionario in atto, e quindi c'erano inimicizie, non avevano capito questa differenza. Pensate che il generale Champollion, che è uno degli ultimi robespieristi fedeli alla linea della grande rivoluzione sociale francese, aspetta che il popolo napoletano proclami la Repubblica, proprio perché non vuole invadere, e la pagherà veramente. Il direttore lo farà arrestare e sarà trasportato in catena in Francia, perché volevano rubare. Quindi non è che è un difetto da parte della classe dirigente napoletana, un difetto di comunicazione, non so ben spiegare. Ci sono delle ragioni materiali per cui il Mezzogiorno d'Italia guardava male il governo repubblicano napoletano. Ora, io ci tengo a mantenere un punto. Alcune persone soffrono quando io mantengo questo punto, perché dicono che Ferdinando è Borbone, un re mascalzone, un re indegno, è un re volgare. È vero tutto questo, ma io quando penso a Ferdinando io vedo un bambino di 8 anni, vedo un bambino di 8 anni abbandonato dai suoi genitori. Quando Ferdinando ha 8 anni viene abbandonato dal padre e dalla sua famiglia, perché il padre, grande capo di Stato, stiamo parlando sempre in un ambiente feudale, in un ambiente repubblicano, quindi grande capo di Stato rispetto a quell'epoca storica. Assume il regno di Spagna, fa una follia ancora oggi non riesco a spiegare, non unisce i due regni, sarebbe stata la prima fase per la federazione degli Stati Uniti d'Europa, veramente non me lo riesco a spiegare, e lascia
Ferdinando, che era proprio non destinato a essere successore. L'erede al trono se lo porta con sé, Carlo. Poi c'è un figlio pazzo e un altro figlio che è morto. C'è il povero Ferdinando che pensa solo a fare l'amore con le serpenti e andare a cavallo e a croce. E lo lascia in balia di un consiglio di reggenza fino ai 18 anni, che non ha alcun interesse a formarlo, a educarlo, a istruirlo come re, perché vogliono comandare loro. E quindi lui viene educato allo stato grado. Per fortuna, poi sposa una donna molto istruita e molto capace politicamente. Poi succedono una serie di vicende, non ve le sto a dire, e le racconteremo in un seminario che magari organizziamo qui, ma mi farebbe proprio piacere qui, in Google, sabato, qui, proprio qua in questa chiesa, pensando al seminario. Quello che vi voglio dire, anzi, non lo dico a voi, qua spiritualmente è presente Geraldo Marotta, mio padre, è presente anche Antonio Dorefice, che è una nostra grande collaboratrice e si batte per la memoria, per tenere accesa la fiaccola di Menusina, e sempre la ringrazieremo. Ed è presente anche materialmente Geraldo Marotta, il mio figlio che sta qui di fronte. E allora ora parlo solo di lui, poi se volete fare vostro questo discorso, fatelo vostro, non perdere un minuto di tempo senza amare, non perdere un minuto di tempo senza amare, è tempo perso, è assolutamente tempo perso, fai l'amore continuamente, questo è il consiglio che ti do, fai l'amore continuamente, fai del tuo modello Platone e Cristo. Il resto è tempo perso. E io soffro terribilmente per le persone che perdono malamente il loro tempo e bruciano la loro vita. Ma io ti vedo ben indirizzato, amore mio. Grazie a tutti. Nel regno di Sicilia, perché all'epoca era staccato, ed è stato educato mirabilmente, mirabilmente, talmente ben educato che all'età di 16 anni, perché in Sicilia a quell'epoca si diventava maggiore di 16 anni, diventa re e governa mirabilmente. All'età di 18 anni viene incoronato imperatore col nome di Federico II, crea la più grande università, cioè crea la prima università a Napoli, ha questo colpo di genio di creare un'università e stupirà il mondo con la sua profondità d'animo, e infatti sarà chiamato Stupor Mundi, e quando il Papa cerca di costringerlo a fare una guerra
l'ennesima crociata, lui si oppone. Si oppone, si fa scomunicare e continua ad opporsi. Poi fa un appuntamento col sultano, si incontrano in Egitto e risolve il conflitto diplomaticamente, senza un morto. Non fa la guerra. Pace, signori, pace. Parliamo, dialoghiamo. I popoli vogliono parlare. I popoli vogliono la pace. I popoli si amano tra di loro. I governi sono inadeguati.